Benvenuto in questo nuovo video. Voglio parlarti dell'isolamento e quando è che va praticato. Innanzitutto, piacere di conoscerti. Io sono Lorenzo. Ti chiedo gentilmente di iscriverti al mio canale, schiacciare il tasto del like. Ovviamente, se questo video ti è piaciuto, quindi prima di tutto, guardati il video che è molto importante. Allora, io mi occupo di dropshipping ormai da 3 anni e mezzo e in questo video voglio parlarti dell'isolamento, appunto. Che cos'è e perché è così importante, se soprattutto se è importante. Bene, iniziamo con lo spiegare l'isolamento. Che cosa si intende per isolamento? Si intende quel determinato periodo che te riesci a dedicare solamente a te stesso, che per esempio ti metti da parte per tutti, ma lo dedichi solamente a te e a ciò che vuoi ottenere, ovvero ai tuoi obiettivi. Quindi che cosa fai? Per esempio ti trasferisci in un nuovo posto, in un nuovo paese dove ti prendi una casa in mezzo al niente e stai lì giorno, notte per 1 mese, 2 mesi e insegui solamente i tuoi obiettivi, oppure ti rinchiudi in camera senza distrazioni, senza niente, e tutti i giorni rimani focalizzato su quello che realmente vuoi. È davvero molto importante questa pratica. Io personalmente la ritengo fondamentale. Perché? Perché nella vita abbiamo sempre decine e decine di distrazioni. Se sei a casa, hai la mamma che ti chiama, l'amico che ti chiama a fare l'aperitivo e poi i lavoretti che devi fare in giardino, eccetera, eccetera. Hai sempre un sacco di distrazioni. Se invece vivi in un hotel a Dubai, per esempio, anche lì, se non hai amici, può essere un periodo di isolamento. Se invece hai degli amici, può essere un periodo di distrazione, di super distrazione. A Dubai poi, dove puoi trovare un sacco di roba da fare, effettivamente puoi perdere tutte le tue intere giornate. Ecco, puoi però anche dedicarla solamente a te dal momento che ti trasferisci a Dubai, quindi quello dipende effettivamente da te. Che cosa fare durante questo periodo? Questo periodo poi fondamentale, fondamentale da dover fare, io lo consiglio almeno 1 o 2 mesi all'anno di isolarsi completamente, dedicarsi su se stessi, sui propri obiettivi e su dove si vuole arrivare. Io consiglio sempre di lavorare un massimo di 12-13 ore al giorno, non di più, che comunque già se devi farlo 1 mese, 13 ore sono tante al giorno. In queste 13 ore devi concentrarti su ciò che realmente vuoi raggiungere nella tua vita. Quindi se hai un'azienda, devi puntare a farla diventare sempre più grande, ovviamente se questo è il tuo obiettivo. Se sei leggermente sovrappeso, devi puntare a rimetterti in forma e anzi fare palestra ogni singolo giorno per comunque a fine del mese, a fine dei 2 mesi essere super in forma. E ecco, l'isolamento serve a questo. L'isolamento serve a questo. È un periodo necessario, necessario, non finirò mai di dirlo. Io considerate che tutte le volte che faccio 1 mese di isolamento completo, di detox da tutto quanto, quindi anche dagli amici, anche dai social stessi, da tutte quelle attività che mi fanno perdere tempo all'interno della giornata, sono il doppio più produttivo. Ovvero, se io in una giornata classica a casa riesco a lavorare 7 ore il giorno, se sono completamente da solo, full focus, nelle solite 7 ore ho fatto quello che di solito farei in 14 ore, quindi faccio ciò che avrei fatto in 2 giorni. Pensate voi a quanto la produttività aumenta. Effettivamente, se io mi faccio 13 ore al giorno, ho fatto 4 giorni normali, ok? Quindi è davvero, davvero molto importante isolarsi almeno 1 mese e andrai un sacco più veloce nel corso di tutto l'anno. Se riesci a isolarti per un periodo più lungo, io te lo consiglio. Non ti consiglio ovviamente tutto l'anno, anche perché se no la vita qual è il senso? Non avrebbe alcun senso, quindi isolati, ok? Un periodo per aumentare la produttività, per staccare da tutto quanto, ovviamente non tutto l'anno. Ecco, spero di aver risposto alla vostra domanda, spero comunque di avervi dato un quadro generale di quello che è l'isolamento, di come funziona, di come trattarlo e ecco, di cosa fare durante l'isolamento. Io mi occupo di dropshipping, come vi ho già detto, di e-commerce da oltre 3 anni e mezzo. Invito a seguirmi per un sacco di contenuti gratuiti che sto sfornando in questi giorni, quindi alla prossima, buona giornata.